dette ai ragazzi, e lo confermo adesso a voi a telecamera aperta, che praticamente le persone che vanno via, quelli che andranno via, saranno sostituiti con giocatori almeno della stessa qualità. Cercheremo di rinforzare la rosa dove è possibile, naturalmente secondo le nostre idee, secondo le nostre volontà, accettando i consigli ovviamente del mister, il quale ha individuato già giocatori importanti, quindi cercheremo di dare risposte esaurienti ed importanti alla qualità di questa squadra, incrementandola e cercando di fare e ottenere sempre risultati più importanti. Sono tutti giocatori che sono nell'occhio dell'Avellino. Diciamo che su alcuni abbiamo una mezza firma sui contratti, per cui dovremmo stare relativamente tranquilli, ma come voi sapete bene, se non si apre il mercato e se non si cominciano a firmare i contratti, insomma, è inutile fare nomi altosonanti e dopo avere disillusioni. Per la verità questi nomi fanno parte delle nostre volontà, tutti praticamente, con Gagliardini, a parte le sorprese paradossali, abbiamo già praticamente concluso l'ingaggio del ragazzo, siamo d'accordo ovviamente con la società, siamo d'accordo con i giocatori e con il procuratore, quindi non dovrebbero esserci problemi, salvo poi i soliti squali che si avvicinano ogni volta che cerchiamo un giocatore, cercano di fare proposte più interessanti, ma io credo che non è un problema economico. Chi viene ad Avellino è un giocatore che ha voglia di mettersi in mostra, è un giocatore che ha voglia di dare qualità a questa squadra e cercare di ottenere risultati sempre più importanti. Questo per quanto riguarda Gagliardini. Per quanto riguarda gli altri, che ne mi ha detto, per quanto riguarda Tavano, Verre, eccetera, sono giocatori che sono nella nostra attenzione, e quindi penso che fra qualche giorno dovremo avere risultati significativi, quindi informeremo la stampa appena avremo la conferma. Se va via da Empoli Tavano, viene ad Avellino, questo è quello che ci hanno assicurato. I rapporti con l'Empoli sono splendidi, l'Empoli ha con il ragazzo un rapporto quasi ancestrale, per cui è chiaro che privarsene, è vero che ha solo un anno il ragazzo, però privarsi di un giocatore importante, quello che ha dato tantissimo all'Empoli, è un sacrificio che loro faranno sicuramente. Però visti i buoni rapporti che abbiamo tutti noi, quelli che ho detto a raggio praticamente, questa situazione ci consente di guardare in maniera positiva il ragazzo. Da quello che hanno detto, se va via da Empoli dovrebbe venire da me. Abbiamo un uomo giusto per sostituirlo nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta importante da una squadra di Serie A che fa giocare il giocatore. Cioè, se, faccio un assurdo, se dovesse chiederlo alla Juventus, non nel caso, perché non l'ha chiesto, ma se dovesse chiederlo la Juventus e parcheggiarlo ogni una squadra meno importante, o tenerlo in banchina, non farlo giocare mai, non lo cederemo mai. Quindi Trotta o va a giocare in una squadra di Serie A significativa, oppure resta l'Avellino, oppure potrebbe andare anche all'estero, non c'è dubbio, perché abbiamo richieste in continuazione del ragazzo. Però la mia volontà è quella di trattenerlo. Trattenere Trotta è un bagaglio importante per noi, perché ci garantisce che perlomeno per l'assenza di Castaldo siamo tranquilli e protetti, ma insisto, se dovesse andare via Trotta, abbiamo un giocatore con le sue caratteristiche che potrebbe sostituirlo, che non è Tavano ovviamente. Ma la mia posizione non è di rottura, perché il ragazzo meriterebbe evidentemente di essere accontentato. Però io credo che gli anni di contratto che lui ha ancora con l'Avellino sono importanti, per cui soltanto se lui dovesse decidere in maniera drastica di interrompere i rapporti con la società, solo allora andremo a considerare un'opportunità per cedere Pisacane. D'altra parte, offerte importanti non ne abbiamo avute, questo lo dico per chiarezza, perché sembrerebbe che tutta l'Italia, tutta la Serie A vuole Pisacane. Non è così. Abbiamo avuto mezza richiesta e basta. E credo che questa mezza richiesta non sia neanche una richiesta per restare. Credo che vorrebbero utilizzare Fabio come merce di scambio, ed io, per il bene del ragazzo, non consentirò. Esattamente, il discorso è questo. Insomma, io, avendo risposto picche al Cagliari in maniera decisa, stanno tentando in tutti i modi di aggirare l'ostacolo del presidente Taccone. Il presidente Taccone fa questo perché vuole bene a Pisacane, questo voglio chiarire. Lo stimo come uomo e lo stimo come giocatore. Quindi se riesco a tenerlo ad Avellino, cercherò di farlo contento e di farlo giocare in Serie A quando potremo. Il nostro non è un obiettivo, ma quello che guardiamo è il mantenimento della categoria. Lo dico senza mezzi termini. Quindi questo è chiaro, che devo promettere almeno questa di cose. Poi naturalmente il secondo passaggio è che se le cose dovessero andare bene, dovessimo mettere da parte una preoccupazione per una eventuale retrocessione, non ne parliamo neanche, ma se dovessimo metterla da parte in tempi brevi, è chiaro che guarderemo avanti e cercheremo evidentemente di migliorare questo ottavo posto che abbiamo conseguito in questo campionato. Questa è una cosa ovviamente che è il nostro auspicio. Penso di sì, entro il 13 luglio avrete due o tre colpi a sorpresa, non uno, immagino, sicuramente. Senti, ultima cosa, per Ligi sembrano esserci problemi con il Bari, con Papanesi. Non mi risulta, non ne ho parlato di Ligi perché non ha ancora firmato.
ma nei nostri non desideri e nei nostri taccuini ormai da parecchio tempo consolidato. Certo, dobbiamo risolvere il problema con il Bari, ma credo che non ci dovrebbero essere problemi perché il ragazzo ha dato la sua adesione per venire ad Avellino. Guardi, devo dire con grande soddisfazione, quando si parla di Avellino tutti i giocatori sono desiderosi di venire qui e mettersi in mostra, evidentemente perché Avellino è riuscita a ricreare quell'ambiente per il quale i ragazzi giovani, bravi e talentuosi possono mettersi in mostra e possono guardare sempre più avanti per la loro carriera.